Una fiamma al giorno, energie del 18 di dicembre. Scegliete la vostra variante, pino rosso, stellina rossa, stellina verde. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 18 di dicembre per tutte le tre varianti. Allora, agli amanti, qua il pinetto rosso è veramente fortunato. Anzi, adesso vediamo, perché poi magari le altre carte mi dicono se ci sono dei problemi o no, ma tutto sarà incentrato, diciamo, in questi giorni. Non fissiamoci solo sulla giornata di domani, ma ci saranno appunto, tutto sarà concentrato sulle relazioni. Quindi andiamo a vedere. Ok, qua mi sta dicendo che c'è un'armonia che viene fuori, qua c'è qualcosa di bellissimo riguardo alle relazioni. Vediamo un po' se mi confermano tutte queste carte. Comunque ci sarà un'unione, cuore del cielo, qua c'è veramente sentire l'anima in azione, si parte per una nuova avventura d'amore, quindi se c'è un ritorno, se c'è un contatto, se c'è qualcosa che sta energeticamente prendendo, diciamo salpando, perché è importantissimo questa situazione, qua mi sta dicendo che c'è un rilascio di diciamo degli ormeggi, quindi qua c'è qualcosa che parte, anche se magari non concretamente, nel senso che magari sentite che c'è un ritorno, c'è un contatto, magari non è che, voglio dire, l'unione magari avviene in questi giorni, ma c'è appunto un partire per una nuova situazione e si verificheranno situazioni concrete, quindi appunto, come dicevo, o contatti o ritorni, qualcosa che arriva concretamente a mostrare l'energia di questo amore, la natura di questo amore, un amore che finalmente può, diciamo, andare partire per una nuova avventura, perché c'è l'equilibrio, avete risolto, diciamo, la maggior parte dei problemi che appunto vi impedivano di stare insieme o comunque di avere questo incontro, perché io adesso non parlo solo di fiamme gemelle, ma ci possono essere incontri e altre relazioni che cominciano, ma si salpa per una nuova avventura, quindi anche fiamme gemelle possono avere ritorni e finalmente cominciare qualcosa di nuovo insieme. Stella rossa, armonizzare, qua ci mi sta dicendo c'è ancora qualcosa da rilasciare, c'è ancora un attaccamento da lasciare andare, lasciatevi rubare tra virgolette qualcosa, lasciatelo andare se vi viene tolto, non attaccatevi, perché l'anima, sta dicendo qua c'è il lampione, l'anima sta governando la situazione e quindi non abbiate timore, perché tutto quello che avviene avviene per il vostro bene e infatti c'è l'armonia, sarete anche aiutati da persone che vi stanno accanto in questa situazione di lasciare andare per trovare l'armonia e l'equilibrio, sarete aiutati anche appunto da persone che vi stanno accanto, ma possono essere della famiglia, possono essere amici, comunque sarete sostenuti, qua c'è qualcuno che veramente avrà a cuore la vostra tranquillità e la vostra gioia, come mi sta dicendo, attenzione, perché dove ci sembra separazione invece c'è unione, l'anima porta unione, quindi questo armonia avverrà una risoluzione di un problema, una tensione che finalmente si risolve, ma se siete disposti a rilasciare andare, se siete disposti a fare in modo che l'anima possa armonizzare laddove vedete che c'è ancora qualche tensione, qualche problema, qualche blocco. Vediamo un po'. Eh sì, c'è un risveglio del femminile, qua c'è la comprensione, attenzione, il femminile è importante perché comprende, illuminazione, capirete che c'è una situazione che accade proprio per fare in modo che voi possiate risolvere la situazione, magari subito sul momento ci sarà un po' di scombussolamento perché potrebbe essere qualcosa che vi viene sottratto, qualcosa che dovete lasciare andare, a cui siete abituati, quindi a cui date valore, in realtà è un valore mal riposto, perché è un qualcosa in realtà che è un blocco, quindi ci sarà il femminile che comprende l'accoglienza, cercate di comprendere il messaggio di quello che accade e accogliendolo andrete a risolvere il vostro problema. Andiamo a vedere. Eh sì, si manifesterà qualcosa di importante che vi porterà invece, se anche se appare magari non subito positivo, vi porterà molta positività, armonia e unione. E la stella verde sta per ricevere un dono o un premio per il lavoro fatto, quindi attenzione, vediamo un po', qua c'è qualcosa che arriva di meraviglioso, vediamo un po'.
Sì, qua ci sono un dono, può essere una comprensione profonda, un'intuizione, un andare oltre quello che si vede e ricevere il dono dell'anima che vi sta comunicando qualcosa di molto, molto importante. Cercate di ricevere, qua c'è proprio il contatto tra lo spirito, il mondo dello spirito e il mondo della materia. Qua mi sta dicendo, questo messaggio vi sta dicendo di perdonare, porterà perdono nella vostra vita se ancora non avete perdonato qualcuno del passato o non avete perdonato voi stessi. Questo è un dono dell'anima, vi darà proprio la comprensione di dover andare a rilasciare qualcosa attraverso il perdono. È un dono enorme, quindi accoglietelo e non fate resistenza. Vediamo un po'. E allora, sì, questo può essere nel campo della famiglia, può essere nel campo degli affetti. Allora tutto si materializzerà come un qualcosa di veramente di meraviglioso, proprio perché avete rilasciato qualcosa che in realtà era un blocco o un problema. E quindi, insomma, avrete come dono proprio quello di ritrovare la serenità. E qua mi sta dicendo partirete da zero perché questo perdono cancellerà quelle che sono blocchi e tensioni del passato.